Ecco, noi dovremmo fare un po' quello che fanno i Veneti. I Veneti conoscono la Campania e i campani non conoscono la Campania. Noi abbiamo nei laghetti minori, noi abbiamo 8 laghi che nel frattempo, mentre dormivamo all'ombra della Bella Dormiente, sono cresciuti 8 laghi. Il più grande di tutti è Campolattara, 125 milioni di metri cubi. Che significa? Che è una risorsa prima di tutto idrica. Noi daremo da bere a metà Campania. Quindi immaginate il ritorno, anche come infrastruttura e tutto, che riguarderà la diga di Campolattara. Ma non è solo la diga, noi abbiamo sull'arco appenninico abbiamo altri 7 laghi. Oltre questi 7 laghi, di una portata dignitosa, poi abbiamo tanti laghetti più piccoli, abbiamo tanti orridi. Abbiamo uno per tutto, quello vicino Cusano Mutri, Caccaviola, che è continuamente tutti i giorni è frequentato. Ha fatto sorgere tanti di quei pub e di quei punti di ristoro che praticamente da solo. E allora, però tutto questo, diciamo, l'uno su mille è conosciuto dai beneventani e dai campani, sono tutti di fuori regione, soprattutto vengono dal Veneto, dall'Arco Alpino, che hanno scoperto queste meraviglie. E allora qual è il problema? Il problema siamo noi, dobbiamo comunicare. Noi abbiamo fatto come CONI e come Fondazione Terre Magiche Sannite una ricerca approfondita su tutto questo patrimonio. Naturalmente, d'accordo con la SEA, d'accordo con le altre istituzioni, cercheremo di lanciare tutto questo, ma lanciare significa far conoscere prima di tutto ai cittadini questo patrimonio. Dopodiché lo sport ci può essere di grande aiuto, perché lo sport è un'apripista, quindi lo sport praticamente arriva prima della politica, arriva prima degli interessi specifici. Certo, quando vedranno il lago di Campolattara capiranno che quella è una piccola Svizzera. E allora entro 10 anni, se noi continueremo a pubblicizzarla, entro 10 anni là saranno tutte ville, sarà uno dei punti più belli della nostra provincia. Allora, ricordiamoci, 19 giugno 2021, è una data che entrerà nella storia, perché è la data dell'inizio della presa di coscienza di questo patrimonio che abbiamo e che non conosciamo.